Lui vive soltanto su Roma. Tu vivi sempre a Parma, vero? Lui abitava a Roma, ma ora a Parma. Bello, bello. Lo so che lui è uno dei grandi Milano. Va a mangiare così. Lui è come la banda della Io tra Roma e Parma mi prendo delle metropoli stanno ormai anche a me la metropoli se uno trovasse una cittadina però vivace anche culturalmente Parma lo è, dei centri di marcio tutto il Veneto una ma poi la porta sì. Come dici te? Comunque abbiamo a disposizione. Comunque come va la vostra cosa? Scaduti i termini. Stiamo vedendo un po' le cose che sono arrivate. Brutte mi dicevano. Frate con Sebastiano vediamo quante selezionare. Com'era di umore? Ma tramite WhatsApp l'umore non lo ricordo. Dico due cose un po' più di apertura. Comunque lui è sempre scommesso. Ancora un minuto? Bastiano, me lo deve toccare. Ci siamo. Sei in quarto, ci siamo. Beh, intanto apro piano piano. Dunque, buonasera. Tutti? Potete scusarci solo un secondo? Sì. Siamo venuti qui apposta per conoscerci, perché lei è Zoe e conosce Rosa. Ah, Zoe! Ciao, bella! Ciao! Come stai? Ci conosce, ma lei non la riconosce più. Bacino! Lei è Zoe! Emozionatissima! E noi ci scriviamo, lo sai, abbiamo una corrispondenza epistolare perché lei è poeta, è nativa di Sebastiano Agliego. Sebastiano che sta facendo il trasloco. Sì, ma sì, abbiamo detto il trasloco. Adesso sì. Sta facendo parte. Scrive delle poesie che mi sorprendono per la sua piccola età. Quanti anni hai? Poi c'è il fratellino che ha 6 anni ed è lui. Scrive delle poesie deliziose, infatti Sebastiano Agliego ha organizzato questa iniziativa degli alberi poetici. Sì, ecco. So che cosa. E quindi è venuta fuori una cosa molto carina, cioè fra poeti e i suoi alunni che hanno scritto testi dietro la sua supervisione ovviamente. E lei con lei siamo entrati in sintonia perché io scrissi a Sebastiano, Madonna, questa bambina di nome Zoe mi sorprende proprio. E ci siamo scambiate finora, poi la lascio libera perché lei se vuole scrivermi io sono a disposizione. Sì, e che a volte mi dimentico. Beh, è normale. Ecco. Dovrebbe ricordarlo lei, tornare a casa. Zoe, è scritto. E poi deve pure studiare, quindi non posso. Però adesso la puoi vedere e sentire le poesie della sua voce. Carina, grazie. Beh, ascoltiamo un po' di poesia. Io ho soltanto il compito adesso di aprire. Dunque, innanzitutto, Ivan Fedeli, che parlerà del primo libro, che è Marco Righetti, in questo breve corso senza fine, e io, Marco Ferrari, Rosa Sabbia, Dolore dei Sassi. Dice, sono libri recenti, e credo che siano libri splendidi, lo dico in apertura, poi mi direte, mi contraddirete. Solo due cose, non posso non citare che è appena uscito anche il libro. Citare in giudizio per quello che ho detto. Citare in giudizio, sempre una collana, un libro meraviglioso. Da cui ci aspettiamo grandi cose, ma anche da questo dobbiamo aspettare grandi cose. È appena uscito l'Almanacco Punto, il sesto numero dell'Almanacco Punto, stanno andando online le recensioni dei libri dell'anno e è uscito la notizia di ieri mattina l'opera di Paolo Varesio in un'edizione bilingue, volume a cui lavoriamo da 16 mesi.
giusto per quantificare l'immensa quantità di lavoro. E sono titoli molto importanti, devo anche dire, ma lo dico con gioia, molto impegnativi. Credo che le soddisfazioni in poesia siano proporzionali all'impegno che ci si mette nei libri, insomma, e queste sono splendide raccolte. Non dico altro, stiamo organizzando già adesso il Punta Capodei, il settimo Punta Capodei sarà a ottobre, e gireranno tutte le informazioni, un mucchio di altre cose, ovviamente. Poi eventualmente darò qualche altra informazione in corso d'opera. Direi di passare a Marco Righetti, che arriva da Parma, sì, cioè in realtà romano, Parma. Sì, vivo e risiedo a Parma da un paio d'anni, però resto romano, insomma. E inizierei appunto con una poesia. Potranno nascere spunti. Hai visto l'edera? Hai visto l'edera? Non scala più la sua parete di cielo, e anch'io non aderisco più a te, ma ad un riserbo che è ormai silenzio. È primavera e mi passerai fra le dita come il vento fra i rami, come le parole che ci diciamo e si spengono subito. Ricordo, ci bastava entrare insieme nel chiarore di uno sguardo. Restiamo con pezzi di vita scoperti, qualcuno potrà medicarli, siamo aghi di brina, fiori di neve improvvisa che ha smarrito la stagione. Forse avrei iniziato anch'io con questa poesia, per diversi motivi. Allora, primo c'è tutto l'aspetto della poesia di Marco Righetti. Teniamo presente che Marco Righetti è tanto poeta quanto narratore. E nello scrivere la prefazione a questo libro ho cercato di dimenticarmi di Marco Righetti narratore per pensare a Marco Righetti poeta. E qui c'è una parola chiave, io ritengo una parola chiave di quella che è la poesia di Marco, non solo in questo libro, in questo breve corso senza fine, ma direi in tutta quanta la sua produzione sino al premio Scolario poi. È tanto che Marco scrive. E la parola è aderenza. Allora, perché questa è una parola che ritengo fondamentale per la poesia di Marco? Perché il narratore entra nel poeta, ovvero quello che Marco ci racconta in questi quadri, sono diversi capitoli estremamente omogenei tra loro, quello che Marco ci racconta è l'aderenza alla realtà. L'aderenza alla realtà però filtrata da un io poetico che soffre. Un io poetico che soffre, che quindi si ricollega, se vogliamo, al filone strettamente lirico della poesia. E la sofferenza di questo io aderisce perfettamente ad una parola che scava tutto ciò che racconta attraverso una sensazione di dolore. Credo ci sia anche molto di autobiografico in questa vicenda stilistica, questa cifra stilistica soprattutto, nella scelta anche delle tematiche da trattare in Marco, perché fondamentalmente questo libro è un viaggio che parte da delle esperienze personali e poi si allarga fino a comprendere l'altro, la dimensione in cui viviamo, in cui ci vediamo vivere, come dice nei suoi testi, e si sposta fino al piano sociale. Quindi come cercare di raccontare un libro che alla lettura si racconta da solo, fondamentalmente. Direi innanzitutto che ci sono tre versi che sono fondamentali per capire la profondità di pensiero e quindi la bontà dell'operato di Marco Righetti, che sono questi. Ogni giorno tolgo il buio, smuovo un po' d'acqua nel mare, tutto vive senza. Allora, da un lato c'è l'aderenza alle cose, a ciò che ci circonda, dall'altro lato c'è questa idea fantastica di togliere il buio. E il togliere il buio lo possiamo interpretare in tantissimi modi. Potrebbe essere dare luce, o potrebbe essere addirittura togliere nel senso di scavare all'interno del buio. Scavare con un'opera anche formale notevole, perché tutti i testi di Marco, nonostante verso libero, sono fondamentalmente bilanciati,
hanno un'armonia interna che ci permette di leggere il verso libero come se fosse scritto in metrica, e questo credo che sia uno degli aspetti fondamentali del libro. E poi c'è l'altra idea fantastica che è la vita pregunto di Alivio: tutto vive senza orma. E in questo tutto vive senza orma c'è proprio l'elemento estemporaneo, se vogliamo, in via di disfacimento di un presente che fugge. Molti di questi testi ci danno l'idea di una realtà che fugge e noi la rincorriamo, anche quello che hai appena letto, tra l'altro. E nel contempo c'è l'altra esigenza, che è quella di fermarle queste cose. E allora Marco fa una grande operazione, che è quella di cercare di conciliare il comunicare e lo scrivere. Inteso in che modo? La forma di comunicazione della parola è fondamentale, è un qualcosa di estremamente aleatorio per certi versi, fugge, no? E sopravvive senza orma. Dall'altro lato c'è l'altro aspetto fondamentale, che è lo scrivere. E qui Marco decide di scrivere in modo tale di costruire ponti. È bella l'idea che ha in uno dei suoi testi, che tu leggerai, che è quella del poeta come colui il quale costruisce ponti. Qui bisognerebbe andare indietro nel tempo, no? Pensare al ruolo del pontefice ai tempi dei Romani, lo stesso pontefice che collega poi la terra a qualcos'altro. Ecco, l'idea della poesia per Marco è proprio quella della costruzione di un ponte tra me e l'altro, ovvero tra lo scrittore e colui che lo scrittore deve necessariamente incontrare. È chiaro che a questo punto bisogna fare delle scelte per tutto ciò che può essere inserito all'interno di questo libro. E allora è il caso forse di dire che si tratta di quello del libro a tutto tondo, perché, come ho detto in precedenza, la sfera personale non è mai troppo esigente nei confronti della scrittura, anzi si evolve in modo discreto, quasi in punta di piedi, come se Marco avesse una sorta di pudore anche a parlare di sé, della sua vita, e soprattutto vuole fare in modo che questa vita coincida con la vita degli altri, e questo credo sia della buona poesia. Dicevo, la scelta del potabile si passa da qui poi alla sfera sociale. C'è un trittico al centro del libro che a mio parere è magnifico, poi magari ti pregherei di leggerlo, che è quello legato poi ai muri di Lampedusa, che da solo, dal mio punto di vista, rappresenta, o meno ancora, ci dà la possibilità di amare questo libro e leggerlo ancora di più, proprio partendo da lì e andando poi a scavare all'indietro in quella che è la sfera personale di Marco. E poi c'è l'altro aspetto che è tipico della poesia di Marco, che è una poesia che affonda le radici in anni e anni e anni di opere letterarie, delle quali questo credo che sia il lavoro più compiuto, che è un po' l'aspetto anche visionario. Le similitudini sono estremamente efficaci, eppure abbiamo comunque l'idea di uscire da una realtà narrata per arrivare a un piano più in là, che è quello della parola pura, brutto termine che è stato usato tante volte nel Novecento, ovvero di una parola capace di ridarci delle sensazioni, a volte anche ambivalenti, anche contrastanti, che in ogni caso ci permettono di capire il vissuto del poeta quando scrive. Perché fondamentalmente ritengo, a prescindere dalla conoscenza e dalla stima che ci lega, che nel poeta ci sia l'uomo, e se manca l'uomo il poeta non può esserci. Ecco, questo come punto di partenza. Adesso vorrei che magari leggesse Marco qualcosa per poi approfondire. Immagino dei ponti, come hai accennato,
sui muri di Lampedusa, la ballata di Ahmed. Retate d'Africa arrivano a Lampedusa. Appena sbarcati, i ragazzi intingono le mani nel cuore e lasciano impronte indelebili. Pescano i loro anni, catini di pioggia. Ti avevano detto il canale di Sicilia è un ponte gettato per te. Tu ricordi, Ahmed, il ferro delle notti tunisine, il sacco di juta con i magri datteri di Tozeur, le piastrelle decorate da mamma Nadia. Fuad ti portò a vedere il grande lago salato, dove l'acqua si spezzava in sassolini bianchi e crescevano miraggi, pistilli senza fiore. Le violenze del regime piantavano notti stremate, finché venne marzo per partire. Ci sono i nuovi magi senza stella, seguili e sarai in corsa per la vita. Inventati un nome, una faccia da portare a bordo, poi lì diventi qualcos'altro. Un roveto d'occhi fermi, indelebili. Ecco, io qui vorrei chiedervi questo. Qui emerge anche la maestria di Marco Narratore, a differenza da altri testi dove effettivamente è molto forte la dimensione. Ecco, quanto il Marco Narratore incide in questo libro e soprattutto come si interfaccia con Marco Lirico? Si ricollega a quello che hai osservato prima, partendo sempre dall'idea di una poesia che non sia autoreferenziale, ma che sia qualcosa da dover dire e poter dire soprattutto a se stessi, anzitutto come chiarimento e nello stesso tempo e non secondariamente a chi la legge, essendo un'esigenza, un dover e voler dire. È chiaro che l'impronta del narratore è sempre lì, in grado di formare un testo un po' più lungo, come può essere questo, rispetto a testi più squisitamente lirici. Narratore come evocatore di passaggi, di scorci, di immagini tendenzialmente forti che mi hanno colpito, perché il tutto nasce tra le mille ragioni per cui si fa poesia e che non sono esplorabili razionalmente. Basterebbe pensare a quello che ha detto Montale, a quello che ha detto Borges sull'argomento. Tra le mille ragioni ci sta anche questa esigenza di dare un'impronta diversa a quello che è stato, poesia come correzione e angolatura migliorativa del reale in una prospettiva quasi di sanatoria, di risarcimento del dolore che c'è stato. Questo io l'ho sempre sentita, questa esigenza. Il mondo che ci circonda è un immenso mare di dolore e di sofferenze. La minore parte è quella che vediamo attraverso i mezzi di comunicazione, ma la maggior parte, non mi ricordo se c'è una poesia sul tema, ma comunque l'ho fatta, la maggior parte è quella che non viene fuori, che sta dentro di noi. E quindi una presunzione in un certo senso, un voler dar voce alle sofferenze. Ma io a quel punto non presumo più nulla, scrivo, sento che c'è questo dolore silente nel mondo, che è molto più profondo di quello gridato. E quindi in questo caso mi appoggio anche a una descrizione più narrativa, proprio per far parlare questo povero bambino, questo ragazzo, Ahmed, che immagino sul barcone insieme ad altre centinaia di disperati, in questa vana ricerca di una terra promessa, appunto. Poi ci sono immagini, ma senza stelle. Perché... Ecco, l'altra parte invece c'è proprio un aspetto lirico. E spesso e volentieri rientra anche in questa parte del libro la figura della madre. Sì. C'è un testo tra l'altro che è quello di pagina 28, che dice che poi ti leggessi. Quando racconti, fa
fanno breccia le tue escursioni nella vita, l'umore fecondo e l'arsura che è stata, madre, il saldo di una giornata lunga. Quel che hai avuto ti riempie occhi e anima. Non evapora il fumo dei ricordi, fremono come bagelli in una rete, sul davanzale posano ancora memorie di sole. Sì. Il mattino lava le imposte. Il mattino lava le imposte come i profumi abbandonati dalla notte. Ci vestiamo dei nostri anni fra un seminativo di sole e un'alzata di nuvole, anneriti parchi. Stormi di cielo e boschi di passo, nel sonno della campagna, continuiamo a oscillare sul bordo di uno sguardo. L'ora si ferma al racconto del caprimulgo. L'occhio è un balcone su precipizi di luce. Siamo temperatura di un'appartenenza, equinozio di ninfa e terra. Tra cardini e tralci ci macchiamo di vita. Il tempo naviga nelle nostre parole, a stagioni che non ricordiamo. Ci dirà del luogo dove nascemmo, cancellerà il fotogramma dell'abbandono. Tra l'altro nei tuoi testi è molto presente l'aspetto del paesaggio. Questo lo vedete, rientra il sole. Rientra il sole e al contrario ci sono le stelle. A un certo punto direi si cercano angeli per tirare giù le stelle. Eh sì. Ecco, qua la parte fondamentale l'idea del paesaggio poi in quale vi dici. Sì. Depositiamo gravità in noi per paura di doverla abbandonare, ma abitiamo vesti di polvere in certi sobborghi. Amiamo decidere fino all'ultimo rovello d'aria. Sopravvivono sempre, mineralizzando i numi del trionfo, questa sciagura. Un'altra caratteristica della tua poesia è la mancanza, cioè l'idea di una mancanza, probabilmente Orfeo, non quello che ti dice la parola. Ecco, magari puoi parlarmi di questo tema? Sì, è un tema universale, ognuno di noi nella sua vita ha la necessità di colmare qualcosa che alla distanza si accorge che non c'è più. Il problema della mancanza è che, nel senso più profondo del termine, te ne accorgi dopo, non si conosce un bene se non si perde, questo è il luogo comune. Però la poesia in effetti ha un lato anche tremendo, se posso dire, perché ti fa sentire la mancanza nel momento in cui la tira in luce, e allora è un rimedio e una ferita. Non è soltanto verso di sé, verso se stessi, io la intendo, la poesia non è un risarcimento, o meglio non lo è soltanto, ma è qualcosa che fa crescere questa mancanza e la cura, ma nello stesso tempo la rimette in gioco, e quindi è una attualizzazione della stessa esistenza propria e di quella altrui, sempre per non restare in campo biografico. È un annullare le distanze temporali e dare una sorta di presente in cui tutto, soprattutto l'assenza, diventa evidente e dà, diciamo, fuoco, immagine a quello che si descrive, che si sente. Questo aspetto rimane soprattutto nell'ultima sezione del libro che credo sia sì, certo. Ci sono troppe anime nel cuore per conoscerle tutte e lasciarle libere di volare fra lame di pioggia e disegnare trasparenze di sole, quei sentieri scavati dall'aratro degli anni.
La tua vita è infinitamente stretta per contenere quello che può dare, per realizzare quello che promette, ma è fin troppo vasta per quello che già dà e neppure tu puoi capire, misurare. Davvero bravo. Sì, io sono uscito e sono venuto a galla, penso che poi verranno a galla anche le motivazioni per cui poi alla fine, così, senza razionalizzare, senza preoccuparmi di razionalizzare troppo, ho messo insieme questi due perché l'idea, quella che Simusini chiama la riparazione della poesia, è in qualche modo presente in tutte e due, è stato citato spesso questa poesia che non, in effetti non cauterizza la mancanza, il dolore, la porta a galla, la rende evidente, in qualche modo però ci permette di andare avanti, insomma, di aiutarci a sopportare, ecco, questo fa proprio parte. Lo dico perché il libro di Rosa Salvia si intitola Dolore dei Sassi, ed è un libro pieno di riferimenti a due aree, l'area del dolore e l'area del sasso, della pietra. Proprio ho fatto leggerò l'intervento perché sono andato a spulciare alcune cose. E di solito Ivan sa che io porto un intervento scritto e poi non lo guardo nemmeno. Però stavolta non ho fatto tempo a studiare la memoria, ma dunque. Innanzitutto i sassi sono i sassi di Matera. Quindi allora partire dal titolo, i sassi, quindi in maiuscolo, perché poi a un certo punto mi dice no, i sassi mettiamoli in maiuscolo, ma certo. Io ho detto sono in minuscolo, ma mi sembrava riferimento quello, ho detto però i sassi in maiuscolo, vanno i sassi di Matera, quindi alla geografia personale, quasi mitica, no? Nel libro il termine sasso, sassi, occorre 8 volte, pietra, pietre, un totale di 22 volte, quindi diciamo che siamo a 30. 13 occorrenze ci sono per sguardo e sguardi, e anche altre parole con occorrenze minori, quindi questi mi sembrano i due poli. Sono notazioni sicuramente aride, però portano a galla il nucleo tematico della raccolta, che è simbolico, metaforico e perfino mitico, mitologico. La pietra è ovviamente un simbolo primigenio, un simbolo antico, un archetipo, insomma, di durezza, persistenza, qualcosa che resiste al tempo. Ho in mente una straordinaria poesia di Ted Hughes sulla pietra che resiste, ma anche di resistenza, che porta a galla due elementi. Il primo è un atteggiamento filosofico di fondo, cioè riferito alle sciagure umane, insomma, o passando da Fosco alla Leopardi, che c'entra, che viene, per esempio viene citata dalla Ginestra, pagina 25, la natura che assiste imperterrita. Quanto al secondo, la pietra insegna un atteggiamento di resistenza di fronte alla vita, che troviamo come basso continuo della raccolta.